2020 ci troviamo allo stand della torrefazione Kimbo S.p.A. e siamo in compagnia dello chef Gennaro Esposito, multistellato, pluripremiato, grazie anche al suo ristorante del Saracino a Vico Equense. Gennaro, benvenuto sugli schermi di OrecaTV.it. Grazie, buongiorno a tutti. Noi siamo qui oggi perché tu presenti questa soluzione dedicata al caffè realizzata in collaborazione con Kimbo. Di cosa si tratta? Ma comincio col dirvi che da napoletano il caffè è una delle mie grandi passioni. Prima dal punto di vista di degustatore, nel senso che sono sempre molto curioso, ho visitato tante torrefazioni e mi sono addentrato piano piano nel mondo del caffè perché volevo capirne di più, mi affascinava moltissimo. E ho scoperto un mondo dentro un altro mondo, perché le origini, le provenienze, la tostatura, la ricetta, cioè la miscela famosa del caffè. Quindi per me è stato davvero un viaggio che mi ha portato poi a conoscere la famiglia Rubino e tutto lo staff. Kimbo mi ha dato la possibilità di esprimere uno stile, un modo diverso di fare il caffè, approfittando della loro competenza, della mia piccola esperienza di piccolo torrefattore, perché poi in tutto questo ho avuto una tostatrice per un po' di anni, ed eccoci qua a raccontare questa che è una ricetta un pochino diversa, che parla di caffè in maniera un po', come dire, sì, ricercata, perché io dico sempre che questo è un caffè napoletano ma contemporaneo, perché non fa tostature troppo spinte, preferisce rispettare appunto le caratteristiche delle origini, che sono tutte origini pregiate, e lo ricordo 100% arabica, perché questo caffè chiaramente è fatto di provenienze tipo Etiopia, Guatemala, Brasile, Colombia e Costa Rica, che sono delle origini straordinariamente particolari. Ha una piacevolissima acidità e soprattutto ha la capacità di essere un caffè elegante, raffinatissimo, se estratto con una napoletana, un caffè di grande carattere se estratto con una moca, un caffè importante con un corpo veramente fantastico se estratto con la macchina da bar, con la famosa macchina espresso, e anche nelle modalità chilled e capsula riesce a confermare la sua performance di un caffè elegante ma con grande carattere. Gennaro, come riesci a coniugare nella tua cucina il prodotto caffè? Parliamo di dolci e di tante altre pietanze. Allora, il caffè innanzitutto si chiude con il caffè, capirai quanto è importante chiudere bene un pasto, e un caffè deve essere qualcosa che non cancella totalmente tutto quello che è successo prima, ma sa essere rispettoso e sa prendersi la sua parte di importanza senza farsi ricordare troppo tempo. Quindi un caffè deve essere una carezza per il palato, non deve essere un graffio. E poi le applicazioni del caffè sono tantissime. Io devo dire che il caffè è paragonabile a una spezia, perché in fondo lo è, in pasticceria soprattutto ovviamente, ma anche sapientemente con piccoli tocchi riesce a essere particolarmente indicato, per esempio in un vitello tonnato, no? In combinazioni diciamo un po' inaspettate. Ora viene fuori il professionista della ristorazione che è dentro di te. Diciamo che io penso che gli ingredienti devono essere usati nel momento in cui riescono a portare qualcosa, un valore aggiunto al piatto, senza esercizi di stile e senza forzature. Il caffè è questo, il caffè è una nostra grande identità, sia italiana che campana. E non va forzata la mano, ma va rispettato e va dato il ruolo che merita, ma soprattutto dobbiamo sempre e comunque continuare a parlare di qualità.
Ed eccola la qualità delle 5 origini. Si presenta in astuccio da 18 pezzi, sì, con la selezione delle 5 origini che tu sei andato sapientemente a selezionare. Una miscela, come è giusto che sia, è una miscela di 5 origini, tutte 100% arabica, e c'è cialda macinato per moca o napoletana, c'è capsula per espresso compatibili e ovviamente i grani, che secondo me, come dire, è il punto di partenza che non può mancare. E io al ristorante la utilizzo ormai da qualche mese e sono molto contento, i clienti hanno apprezzato tantissimo, perché poi sai, il termometro vero è sempre sul campo e quando vedi il cliente che fa il bis di caffè vuol dire che è un piacere. E allora questo è il momento più bello delle interviste, l'assaggio. E andiamo ad assaggiare.